Allora, essendo uno dei selezionatori del festival, naturalmente non posso aggiungere aggettivi ai film, soprattutto quelli del concorso. L'ho rivisto ieri, proprio perché l'avevo visto insieme agli altri qualche mese fa, e avevo voglia di rivederlo con calma, e posso dire che sono rimasto profondamente impressionato. Non aggiungo altro, perché impressionato può essere sia in positivo che in negativo. Poi capirete da quello che chiedo, e soprattutto se voi avete poi delle curiosità, cercheremo di capire no, che cosa questo film muove nella testa dello spettatore. Quindi io partirei un po' da lontano, nel senso, perché è una cosa che tendo a chiedere a tutti gli ospiti, ci racconti un po' il processo creativo e produttivo del film, allora, che magari è stato lunghissimo, però ti chiedo di essere sintetica, perché poi ci sono dei temi importanti da affrontare. Lei è qua con me? Sì, okay. Sì, è lì, è la nostra Anna. Così è lì. Quando faccio errori. No, ma sì. Vanno benissimo, prego. Allora, io ho fatto 8 anni fa un documentario che si chiamava Era meglio domani, che era a Venezia anche, in selezione, e ho seguito una donna durante la rivoluzione un anno e mezzo. Dunque ho fatto un'immersione nella delinquenza nel tutto questo anche in francese non lo trovo le milieu social qua, l'ambiente sociale qua. E dunque dopo aver conosciuto questa donna che è l'oggetto del mio documentario, lei mi ha fatto conoscere altre donne, altre famiglie, uomini, e ero veramente curiosa di conoscere qualcosa che aveva che la dittatura aveva nascosto a noi, perché i tunisini sotto la dittatura non ci conosciamo così, eravamo stranieri, non ci conoscevamo. Sì, la nostra società. E dunque ho passato 8 anni in questo a capire, ascoltare le storie, a tornare a casa veramente. Era difficile perché è un mondo molto brutale. E poi 3 anni fa ho conosciuto una donna che è andata in prigione per l'adulterio. E ho dunque scoperto che c'era una legge che metteva in prigione l'uomo e la donna, i due, non la donna, per questa cosa. E per me era veramente un shock, posso dire, che la gente vanno in prigione per qualcosa di intimo, di finalmente che non disturba veramente la società. E dunque ho cominciato a lavorare su questo scenario, script, e poi mi sono ispirata anche di tutte queste storie che avevo vissuto questi anni. È il caso di sottolineare che per adulterio si va in prigione per 5 anni, se non sbaglio. Da 3 mesi a 5 anni. Anche ho scoperto che anche non ho guardato anche in Italia come quando che cosa se si va in prigione per adulterio. No, in prigione, ma lo so che in America ci sono 21 stati, anche New York, che hanno la stessa cosa.
Per esempio, quindi non è che soltanto un problema della Tunisia, certo. No, non è che è unicamente il mondo arabo, è veramente su tutta la planeta. No, questo fai bene a sottolinearlo, no? Perché sì. Poi ci sono una serie di pregiudizi, uno pensa, come sono cattivi gli arabi, insomma. In Spagna hanno tolto questa legge 40 anni fa, mm-hmm. ma in Francia, per esempio, era in 75, e in Francia per esempio è qualcosa che è anche adesso un errore civile, una colpa civile che è presa in conto nel divorzio. In Belgio no, non è più un errore. Dunque dipende, anche in Europa ci sono differenze tra le leggi sull'adulterio o penale o civili, dipende dai paesi. Allora lo dico per chi non avesse il film, naturalmente il film non è sul divorzio, è un film molto più complesso, c'è questo elemento e viene detto quasi subito, c'è una donna che lavora in una lavanderia di un ospedale che ha una storia d'amore con un uomo, mentre suo marito, che è un ladro, è un bugiardo recidivo. A un certo punto lei lo accusa chiaramente di questo, è in prigione, quindi sono in corso le pratiche per divorziare e poi per sposarsi con il nuovo storia d'amore, ha tre figli, però appunto dicevo non è un film sul divorzio, sul rischio della prigione. Io dicevo 5 anni perché a un certo punto la sua collega dice attenzione, no, mi pare puoi andare in prigione per 5 anni, quindi pensavo che il massimo della pena fosse quello. Sì, esattamente. No? Poi chissà come si stabilisce, no? Ti metto in prigione per 3 mesi, il tuo adulterio è meno grave di un altro. Poi anche se è una questione di passione fra una donna e due uomini anche. No, infatti. Ed è un film, tra l'altro interpretato, poi dopo ti chiederò qualcosa sugli interpreti, perché è interpretato davvero bene ed è tutto costruito sulla figura femminile, sulla figura da Noura, appunto la protagonista, che è un'attrice davvero straordinaria, davvero straordinaria. E Inde gira il film, io vedendo il film in alcuni momenti, non c'entra nulla, quindi non offenderti se faccio riferimento a questo grande regista, no, però potresti anche offenderti. La macchina da presa è così addosso alla figura femminile, che è il motore della storia, quello che scatena tutto naturalmente, che in alcuni momenti la cura con cui tu guardi i tuoi personaggi mi ha fatto venire in mente Cassavetes, nel senso che questo stare così, cioè una donna, non Gina Rowlands nei suoi film, no, ma una donna che viene schiacciata da una legge che non è solo tunisina, e che viene poi schiacciata perché a un certo punto si trova divisa, dilaniata fra questi due uomini. Tu lì hai fatto una scelta stilistica, a parte la cosa che mi è venuta in mente, ma dimenticala, di Cassavetes. Tu hai fatto una scelta di stile, di messa in scena molto precisa, cioè come se incalzassi i tuoi personaggi, quasi a volerli dolcemente perseguitare. Questa è un'idea di messa in scena che hai avuto subito mentre scrivevi? L'hai messa a fuoco sul set? Io sono venuto al cinema tardi nella mia vita, ho cominciato 8 anni fa sono istintiva, non ho fatto una scuola o qualcosa del genere, io sento le cose, faccio come le mie emozioni e anche questa camera. E penso ho imparato a fare le cose così con il documentario, perché quando giri un anno con la camera e segui una donna, sei hai una relazione molto proche, vicina alla persona che filmi. E questo penso che è l'influenza del documentario,
E dunque quando ero sul... non ho veramente pensato a un decoupage technique prima del film, ma avevo bisogno a volte di essere vicina ai miei personaggi, non lei unicamente, anche a loro, ai due uomini che sono veramente importanti per me. Non è lei, non è da sola, questa donna ama un uomo e non amo l'altro. E dunque è qualcosa che era evidente per me. Come vi siete... come hai preparato i tuoi interpreti? Avete fatto delle prove prima? Perché ci sono delle scene che sono molto lavorate da un punto di vista interpretativo. Penso alla scena, tutta quella nel commissariato, no? In cui è una scena molto complessa anche dal punto di vista visivo e narrativo. Allora, come vi siete preparati? Allora, lei è una grande star, dunque non abbiamo avuto il tempo di preparare perché aveva unicamente una settimana prima di girare il film, dunque. E il marito anche lui è un attore molto conosciuto, dunque stessa cosa, avevamo una settimana. Ma per esattamente questa scena del commissariato l'abbiamo girato in 2 giorni, perché è veramente molto complessa. Certo. Allora, la cosa è che come io conoscevo perfettamente, perché ci sono andata tante volte a aiutare delle donne nelle commissariate a uscire le donne del commissario la notte, dunque conoscevo molto il sistema. E poi penso che è la cosa che era più e che era per i miei attori importante, perché lei per esempio è una star che vive in un altro mondo, non conosceva affatto il mondo in cui io l'ho portata, e dunque io avevo bisogno di essere solide e conoscere bene il mio personaggio primo e il migliore, e questo l'abbiamo lavorato in una settimana. Parlevamo del sistema di pensare, di riflettere delle cose istintive delle donne che avevo visto, ma non abbiamo, io non prendo le scene del scenario per fare la ripetizione, questo non faccio, io vado a cercare nella vita dei personaggi fuori del scenario prima e cosa può succedere dopo. Dunque lavoriamo sul contesto off del certo, scenario. Sì. È così che lavoro con i miei attori e dunque... Senti, posso chiederti qual è stato l'impatto della diva, che noi non conosciamo, della diva bravissima, che interpreta Nura quando l'hai portata in un mondo per lei sconosciuto, per lei... sapevo, immagino che sappia che esiste quel mondo, naturalmente, sì. Però non... appunto, qual è stata la sua reazione? Come è riuscita poi a entrare nel personaggio? No, un personaggio che fa un lavoro umile, molto semplice, un personaggio che naturalmente non è truccata come una diva, ma deve sembrare una donna del popolo. Ma la prima cosa è la storia. Penso che anche se questa storia succede in un milieu, come on dit encore, le milieu popolare? Ambiente. In l'ambiente popolare. Prima di tutto è una storia di donna di 40 anni, che è il caso anche per la mia attrice, e tutte le questioni che possiamo chiederci a questa età. Noi siamo delle mamme, siamo mamme e considerate unicamente come mamme o nonne dopo. Io parlo dopo 40 anni. E siccome se non
avevamo il diritto di essere donne, altre cose, a partire di 40 anni. Una questione un po' tabù, perché quando sei una mamma non puoi parlare di passione, di amanti, non è una cosa facile. Per uomini sì, c'è un praticante. È una pratica corrente. Sì, dunque, e non hanno neanche culpabilità di dirlo. Per noi donne non è la stessa cosa, perché c'è questa immagine della mamma che è qua. Allora che in realtà no, penso che non c'è una donna che non si è chieda dove sono io come donna. Non sono unicamente una direttrice di casa, certo, quindi, certo. E questo che ha fatto che questa attrice era il soggetto era tocca tutte le donne, qualsiasi il livello sociale. E dunque abbiamo una domanda sintetica, se puoi. Usa il microfono, però, così ti sentiamo. Ok. Grazie. Volevo chiedere, avevi in mente un pubblico in particolare? Perché molto spesso questi tipi di film, credo, vengono fatti magari, anche perché a livello produttivo magari hai più finanziamenti europei o occidentali rispetto a finanziamenti nordafricani. Avevi in mente un pubblico maggiormente nordafricano, comunque autoctono, tunisino, o più quello europeo? Cioè, a chi ti rivolgevi? Volevi denunciare una situazione o volevi rivolgerti più specificatamente al pubblico autoctono? Allora, questo non l'ho, perché io sono a metà belga e metà tunisina, dunque sono nel posto perfetto per parlare dei funzionamenti diversi delle società. E dunque questo è ricco per me, perché so esattamente come le due parti del mondo riflettano e si vedano. E dunque io non scrivo per uno dei due, ma scrivo i miei personaggi con l'universalità. Sì, l'universalità dei sentimenti, delle emozioni. E dunque qua ho molto scritto sull'amore e la gelosia dei uomini, perché il film tratta soprattutto anche di questi due uomini che amano la stessa donna. E dunque penso che quando scrive un film che parti veramente delle emozioni e parla a tutta la gente, non è specifico e dopo ci sono le letture differenti, esattamente perché io ho preso un contesto che è tunisino e che mi permetteva effettivamente di denunciare questa legge, ma mi permette anche di parlarne come ne parlo oggi in tutti i paesi dove vado, perché questo film ha molto viaggiato e pose le questions. Pone delle domande. Sì, che su perché una differenza fra l'adulterio maschile e l'adulterio femminile. Che non capiano e che anche in Svezia o in Danimarca c'è qualcosa nell'inconsciente collettivo che condanna la donna per questo e non condanna l'uomo, e io non vedo veramente differenze fra i due. L'adulterio è adulterio, punto. Sì. Inde, noi ti ringraziamo davvero molto e niente, buon viaggio con il tuo film, naturalmente. Grazie. Grazie.